Ciao a tutti, sono Tecno e sono di nuovo su Dungeon Boss in compagnia di Deborah. Ciao ragazzi. Ok, in questo video dobbiamo salutare Luca, quindi io lo saluto. Ciao Luca e anche tu, dai. Ciao Luca. Ok, andiamo a svolgere la missione sempre del capitolo 16, vediamo dove siamo arrivati. Allora, devo fare deserti desolati. Ok, abbiamo un livello consigliato del 42, io sono a livello 41, ma non ci interessa di questo. E abbiamo un elemento natura e due elementi fuoco. Quindi vediamo un po' chi portarci. Un elemento natura e due fuoco, ricordati. Allora, ci portiamo Tisume, no? Pugno roccioso. Sì, ovvio. Potrei anche portarmi Lady, cioè no, Bocciolo, però vabbè, meglio capo. E poi? E poi abbiamo detto... E quella là? Che si chiama? Chi? Abigail. Abigail Abigail. Sì, vabbè, ma sta a livello 38, non voglio rischiare. No, è buono. Sì, l'ho provato, è forte, è forte. Allora, abbiamo detto un elemento... Lady? Sì, ho Lady o Pugnolo. Sì, facciamolo con Lady, perché Pignolo lo stiamo portando spesso, è vero? Sì. Quindi facciamo così, vai, startiamo e vediamo un po'. Con tre pozioni di resuscita. Sì, startiamo. Startiamo, ok. Sì, perché Pignolo ce lo portiamo sempre, quindi è meglio cambiare ogni tanto. Però questi qua sono gli eroi di cui mi fido tantissimo. Allora, partiamo subito con Tisume, con un bel flagello dell'anima, no? Sì. Ci sta bene, per ci forza. Ci sta. Oh, perfetto, dai. Invece con Lady, un colpo normale su questo scheletro? Sì, mi fa un po' di lei. Sì, dai. Pugno roccioso, andiamo sempre su Zurko questa volta. E non gli ha fatto un cacchio. Muori adesso, dai, vattene a casa. Anche tu. Se ne sono andati, dai, se ne sono andati a casa loro, perché fa freddo e devono andare a casa. Vicino al camino a riscaldarsi. Ecco, perché cioè io lo dico sempre, se loro mi fanno passare, mi fanno andare direttamente al boss finale, non gli succede niente. Invece no, loro vogliono difenderlo per forza il loro capo e poi rischiano di morire. Oppure rischio io di morire, come sto vedendo adesso. Ma questo qua è forte perché è un elemento fuoco, ma di solito è un elemento natura quello che troviamo noi. Quindi, cioè, io lo lascerò un po' stare perché mi sto concentrando di più su questi eroi che uso spesso, capito? Sì, sì. Però piano piano mi farò salire i turchi. Piano, siccome ha caldo, mi raccomando. Sì, ma perché io vorrei anche farli salire tutti, ma il problema mio è sempre i gettoni d'oro, sono quelle è sempre così. E anche nella vita reale così. Anche nella vita reale così. Quindi andiamo sempre con coso. Dai, però mi stanno facendo veramente incazzare questi qui, perché ci fanno un parecchio danno, hai visto? Eh sì. Cioè questi si attivano, se si mettono tutti e due in coppia attivano le super abilità. Muori, non è morto. Adesso non muore, ma adesso sì, per forza. Terzo livello. Ah, prendiamo il barile brillante e ritorniamo con un flagello dell'anima, così, perché non voglio perdere tempo. Penso anche tu avresti fatto lo stesso, no? Sì, sì. Non c'è, madonna. Vai, muori. Muori anche tu. Oddio. Sì, mo devo curare di nuovo tutti. Per ora non mi preoccupo, lo sai, come sempre, ho le tre pozioni di resuscita, quindi sta tranquillo. Però vorrei fare le tre stelle. Muori? Non è morto. Oh. Wow, questo sicuramente mi buttano qualcuno giù, lo so, non lo sento. Se non ora.
qua c'è bisogno di capo Noob Noob a tutti i costi. Capo, mo devi curare tutti. Fai il tuo lavoro. Perfetto, no? Ora inizia a stare più tranquillo così. Grande, grande legno. Muori pugno? Cioè, che muori pugno? Muori tu, Zurk. Pugno no, devi stare in vita. E dai, sbrigatevi, che voglio arrivare al boss. Mamma mia. Quando si inizia a svegliare pugno roccioso, fa seriamente dei danni. Dobbiamo fare il boss, battaglia fra boss. Vediamo che boss sarà, dai. Vediamo un po'. Chi? B? Non ho manco letto. Ah. Ok, andiamo con un colpo doppio. Sdengo, questo qua sarebbe, come si chiama? Jabber stringi mandibole, un po' potenziato. Usiamo, come si chiama? Quello che fa l'elemento, È natura, quindi devo usare uno fuoco. Fuoco, sì. Mattia. Usiamone uno che... Mattia, usiamo... Matt. Sì, vorrei usare Chicco 3000, perché comunque Matt l'ho già usato prima, Matteo. Cioè, negli altri episodi, quindi scegliamo lui. Vabbè. Perché voglio usare un po' tutti, capito? Perché se uso sempre Matteo, sempre Lele, sempre quello, gli altri ci rimangono male, no? Va bene. Adesso partiamo... beh, scusa, avresti fatto sì, anche sì, tu. Sì, 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 oh, vedete, se non ti incazzare. Dai, che sei morto e farò le tre stelle, le farò le tre stelle, sì, dai, per sì, forza. Sì, ragazzi. Voglio attivare anche un team tozzo, voglio attivare anche un team tozzo. Eh sì, attivalo. E vai, così almeno hai più attacco. Attivato il tuo danno. Bam. Con questo ci muori? Non è morto. Però con questo sicuramente è morto, dai. Uno, due, tre. Sì. Morto, è morto. Benissimo. Una bella cassa accettata. Ok. Oh, torchi. È perfetto, vai, è perfetto così. 3 stelle a me più 12 gemme, 30 pergamene. Pergamene. Oh, ma tu quante pergamene adesso? Poche. Non posso fare niente. Vedi 110. Allora, prima di chiudere questo video facciamo un attacco veloce in PvP. Sì, sì, dai, facciamo. Ma sì, io voglio anche rischiare, vai, voglio fare questo qua più potente, 6414 di potenza, ok? Siamo pronti così, vabbè? Va bene, va bene. No, aspetta un secondo. Allora, abbiamo due elementi natura, un elemento acqua e un elemento fuoco, allora. Direi di portarmi abbastanza eroi fuoco stavolta, dai. Sì. Cambiamo pugno roccioso e mettiamo... mettiamo Lady e va bene così, dai, voglio rischiare, voglio battere il più forte. Ok, va fatto, perché stavolta sto veramente, le sto prendendo da tutte le parti, capito? Mi battono sempre in PvP, voglio avere la soddisfazione di sconfiggere uno forte. Però guarda, guarda pugno roccioso com'è innalzato, cioè vedi, alle scalanature blu veramente più scuro rispetto al normale. Sì. Cosa? Sì. Pugno roccioso. Sinceramente mi si è bloccato. Ah. Vedi che, è un blu più scuro. Sì. Bellissimo. Ah, invece guarda Lady Lady innalzata. Sì. Però questo ci fa del male serio. Ah vabbè, però è stato scemo perché ha attaccato un eroe. Sì, ma fa male. Adesso ti becchi un bel tempesta di meteoriti, sì, e sì, come minimo se ne va a casa. Già bestringi mandibole, per forza, vedi? Sì, sì, ovvio. Vabbè, l'importante è che le stone funzionate. Sì, con un bel bene qui lo facciamo su Capo Noob Noob, sì, perché Capo Noob Noob è bastardo. Sì. Cura tutti Capo Noob Noob, ok? Tu non mi fai paura, però attenzione. Me la voglio prendere sempre con pugno roccioso. Sdum. Ho perso, sì.
già so che ho perso. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Stava andando tutto bene. No. Però potrei ancora farcela, eh. Vedi un po', no, non penso. E vattene un po' via da qui. E no, ho perso. Ho detto. Vabbè, l'importante è provarci. Sì, dai. Tanto alla fine non si perdono i soldi, si perdono le coppe. A me non mi interessa proprio le coppe. Ma sì. No, vabbè. Perché anche se va tutto bene, mi sveglio la mattina e sono tipo al 200° posto, quindi ho perso proprio la voglia di giocare in PvP. Aspetto che creano i clan, che lì è bello secondo me. Tu che, cioè, che ne pensi? Tipo formiamo un clan e facciamo tipo 4 contro 4, però con giocatori veri come noi, che ognuno sceglie il suo re preferito e bello così. Vabbè, io con questo episodio finisco qui e ci sentiamo al prossimo episodio con un'altra missione. Ciao a tutti. Ciao.